con un nuovo video. Scusatemi per la faccia struccata e per le varie condizioni in cui mi vedete, sinceramente sì, lì c'è... sì, ho fatto la parte giusta, lì c'è il mio accappatoio della palestra. Metterlo. E lì c'è un disordine colossale, ma non so cosa farci. Quindi abbiate pazienza per me. Allora, questo qua è il video sui prodotti preferiti di maggio. Sinceramente scusatemi per tutto, ma tra 10 giorni inizio la maturità. Non so neanche da che parte sono girata in questo momento. Quindi... pace e amore, viva gli hippie. Allora, vi voglio fare il video appunto dei prodotti preferiti e la prima domanda è musica del mese. Allora, vi faccio sentire due canzoni che c'è proprio il top. La prima è Can't Stop Dancing di Becky G. Ora mi parte anche la pubblicità, così sono contentissima oggi, eh? vediamo. E certo che sì, ovviamente. Perché no? Tornando a noi, oddio. Beh, comunque, magari ve la taglierò perché sicuramente verrà fuori il copyright. Che mi è piaciuta un sacco, davvero tantissimo, e me l'ha fatta scoprire la mia migliore amica, è Hey Mama di David Guetta feat. Nicki Minaj. Sicuramente anche qua verrà fuori la pubblicità. No, torna da noi. Beh, comunque questa qua. Queste due canzoni sono quelle che proprio... cioè, ci sono stata sotto, ma sotto. Profumo del mese. Non starò neanche lì a mostrarvelo, ma questo mese è sempre stato la Vie Belle, il mio solito prodotto preferito di Lancôme. Cioè, l'unico in realtà prodotto che ho di Lancôme. Ma vabbè, Lancôme. Infatti, le ho preso a dicembre, mi è stato regalato a dicembre. Cioè, non l'ho mangiato di più, in 6 mesi l'ho ridotto. Infatti adesso smetto e inizio a utilizzare le mie solite acque profumate con ancora quella di Aquilina di 60 anni fa. Film del mese, Jordi Shore, si può contare come film? No. Film del mese, sono andata a vedere Adeline, ma non mi ricordo neanche più quando, sinceramente, film del mese, non ce l'ho neanche. Oh, se mi viene in mente vi metterò un fumettino. Comunque, attualmente non mi viene in mente. Accessori, sempre i soliti braccialettini. Sempre il solito Tiffanino, qua sottilineo sottilino. Il solito Tiffany, che è sempre quello laccato d'azzurro, che sinceramente nel mese di giugno non sto più utilizzando, perché io sono solita con questo braccialetto qua, in realtà vi sto parlando e non mi vedete. Vabbè, adesso mi incacchio, ok. Io sono solita con questo braccialetto a toglierlo quando lo metto la mattina, poi quando torno a casa solitamente lo tolgo. E lo rimetto il giorno dopo, quindi sinceramente se ho fatto tutta questa pappardella per andare 20 minuti al bar, no, 2 orette e mezza a lavorare al bar, 3 ore, non ci penso neanche, quindi lascio sinceramente perdere. Cibo. Estate, non, cioè, sinceramente non ho un cibo proprio del mese, la solita pizza, ho le patatine fritte, quindi... o se no... Le cotolette, cioè no, non potete capire. Scarpe... sneakers, tranquillissime, non ho un paio di scarpe ben definito, però sono più sneakers sono, meglio sto. Pettinatura sempre sciolta, shampoo, sì. Male. Non capisco perché ho scritto male. Vedete? Ho scritto male, ma non so cosa significhi. Vabbè, la tralascio. Doccia. Vi faccio vedere i due prodotti. Ah, sarà make up. Ma che genio. Sì, è make up, ve lo faccio vedere dopo. Due prodotti che sto amando è uno, questo qua di Ivano Roberto. Che simpatica. Ivano Roberto, che è questo exfoliante, questo gommage all'apricot per il corpo, all'albicocca. Mi sta piacendo un sacco.
Però non è adatto alla mia pelle, oddio. Cioè, adesso mi dite, ma se ti piace perché... mi sta piacendo un sacco perché comunque è molto buono e sfoglia molto bene, però a me serve un qualcosa che sfogli di più. Però per le persone a cui basta una leggera sfogliata qua da tutti i giorni, cioè eccezionale, mi piace tantissimo. La pelle è molto più morbida, l'ho sentito proprio davvero fatto da così così. Però per togliere i miei peli incarniti che vanno sotto pelle non basta questo. Però è buonissimo, cioè ve lo consiglio. E l'altro prodotto è per i capelli, è questo qua, Ultra Dolce di Garnier, all'olio di mandorle dolci fiori di loto, mi piace tantissimo, sa di amaretto in modo eccezionale, a mio parere. Mi piace un sacco, penso abbia anche un buon inch, perché sapete che per i capelli solitamente adesso inizio a utilizzare anche queste cose con un buon inch. E anche per il viso sto iniziando a andare su quella direzione. Quindi questo per la doccia. Pettinatura sempre sciolta, smalto. Nulla, non ho messo smalto. Doccia, no, l'ho appena fatto. Make up, quello che ho utilizzato, sinceramente, sono moltissimo questi ombretti qua che mi hanno dato. E sono appunto questi qua di Sephora, li ho utilizzati principalmente tutti e tre. All'inizio utilizzavo solo... che poi vi dovrò far vedere in un video haul. Utilizzavo specialmente questo qua, che è questo bellissimo colore qua, illuminando un sacco, che è il popcorn numero 72 su tutta la palpebra, e poi applicavo, non mi ricordo. Penso It Bag numero 80 nella piega. E poi invece ho iniziato a utilizzare da solo, mi sta scaricando la batteria. Oh mio Dio! Da solo ho iniziato a utilizzare questo qua, solo su tutta la palpebra, senza nient'altro. Che è il Beyond A-List, numero 49. Mamma mia, non ce la farò mai. Oh mio Dio, resisti, resisti. Sì, ho fatto tutto! Ah, vabbè, vi promuovo tantissimo anche là, come dice il Mara di Garnier, ma ve ne parlerò in un video a parte. No, vabbè, ve lo volevo citare, cioè è troppo buona, mi è piaciuto un sacco. Ottima acqua micellare. Niente, io vi saluto qua, vi mando un bacio a tutte e vi lascio al prossimo video. Ciao!